Ciao a tutti Gucci, ben ritornati dal vostro Andronicron1 su Yo-Kai Watch 2. Dunque, la missione che andremo a fare oggi sarà un po' più lunga del previsto, perché oltre a dover aspettare un giorno per sbloccare una certa parte della missione, dovrò farla in tre parti, ovvero la missione si svolge in tre parti. Quindi saranno le prime due la caccia, la terza parte la scoperta e il boss annesso. Però sono missioni comunque sia carine, divertenti, che mi piace fare. Mi è piaciuta molto farla comunque sia durante la prima volta. Quindi per prima cosa bisogna andare alla scuola di Valdoro. Ancora non ho sbloccato il trust pack che si trova lì, però comunque sia sarà molto facile giungervi. Ripeto, per chi ancora non lo sapesse, che non si è guardato lo scorso episodio, ho preso Robonian, che servirà appunto più in là per questa missione, nella terza fase della missione, una fase molto importante. E ripeto anche che sono Katie, perché comunque sì, ho giocato con Nathan per due volte di fila a Spiritossi, e quindi volevo provare con il personaggio femminile, perché ho letto che il personaggio femminile ha una storyline diversa, seppur leggermente. E di diverso c'è che la nonna e il nonno di Katie. Solo quello, per il resto, vabbè, ho scelto Polpanime invece che Spiritossi per la battaglia, ma niente di che. Alla fine è sempre le stesse cose. Dunque, parliamo con questi tre ragazzi, Max. Ma tu guarda chi si vede, ehi, Kate, hai un minuto? Mi chiamo Kate perché Katie non mi piaceva. Certo, perché? Avete qualche grande piano in programma? Certo che siede, meglio che tu ti sieda prima che te lo spieghiamo. Lascia che sia Max a dirlo, dopotutto è lui di aver trovato la mappa del tesoro. Davvero? Fantastico, vero? L'ho trovata infilata in un libro della biblioteca. Siamo quasi sicuri che porti a un tesoro nascosto sul monte Selva Oscura. C'è avventura nell'aria. Puoi dirlo forte, diventeremo ricchi. Allora, Kate, ti va di venire con noi a trovare il tesoro? Certo. Certo, vengo di sicuro. Che c'è di più divertente che cercare tesori nascosti? Fantastico, allora non sprechiamo altro tempo. Andiamo al monte Selva Oscura. Ti seguo. Ti vedo proprio sui rigiri per questa storia. Anche io sono emozionato. I migliori cacciatori di tesori devono il loro successo a un abile valletto, sai? Come no. Prima volta che lo sento dire. Prima di iniziare ci serve qualcosa di importante. Un bel nome per la squadra. Bene, come potremmo chiamarci? Beh, Max ha trovato la mappa. Quindi che ne dite dei banditi di Max? Oppure Max e i mitici, la gang di Max? Sono tutti piuttosto imbarazzanti. Chiamiamoci per quel che siamo, i giovani cacciatori di tesori perduti. Troppo lungo e noioso. Dunque, ho visto un film sui tesori dei pirati chiamato I Saccheggiatori. Ma i saccheggiatori non sono cattivi? Mio Dio, quanto parlano! Vabbè, un RPG, cos'altro dovrebbero fare? Allora, qualcosa di semplice, che ne dite di predatori di tesori? Mi piace. Saremmo i predatori di tesori della squadra elementare di Valdoro, oh mio Dio! I predatori di tesori, breve, semplice ed efficace, a me piace. Ora che questo è deciso, possiamo andare al Monte Selva Oscura, sì! C'è un sentiero per il corso Selva Oscura dietro al santuario di Selva Oscura. Allora prenderemo quella strada per salire sul monte Selva Oscura. Ehi, quante volte Selva Oscura? Che poi è selvo, non selva, ok. Non ci sono parole adatte a descrivere quanto tutto questo sia emozionante. Tu ti occuperai della mappa, Kate. Sarai tu la nostra guida. Quindi guardala bene. Vi sfido a chi arriva primo sul monte. L'ultimo che arriva all'uscita del tesoro. Ci sta. Tu dietro con attenzione la mappa, Kate. Se vorrai vederla è nel tuo inventario. Allora, questa missione sarà abbastanza lunghetta, perché come ho detto in tre parti. Allora, diamo un'occhiata alla mappa, perché io poi questa cosa, queste missioni le ho scoperte per puro caso, e meno male che le ho scoperte. Allora, ah ok, questo sta molto più su, quindi prendiamo, inforchiamo la bici, che qua ce la togli subito, e andiamo. Ok, tanto Leo Fuoco ha paura. Eccolo qua. Ehi, ho trovato qualcosa, forse è il tesoro. No, è una mappa fradicia. O potrebbe essere un'altra mappa. Questa è completamente fradicia. Interessante, penso di riconoscere questo punto, non è lontano. Ehi, Kate, hai trovato qualche tesoro?
Impressionante, appena arrivi, boom, il tesoro viene trovato. Beh, giudica da te. Che un'altra mappa? Oh, bene, significa che dobbiamo continuare a cercare. A cominciare da qui. Cosa vuol dire? Il tesoro? È una mappa del tesoro. Potresti avere ragione, fammi dare un'altra occhiata. Certo, ecco qua. Aspetta, non, forse nella seconda missione andiamo direttamente dentro al tunnel. Perché forse mi ricordo che questa qui... può essere che ci sono tre mappe in questa... E nella già dalla seconda stiamo nel tunnel. Aspetta, no, non ho visto. Ho premuto B per sbaglio. Ok, sopra all'osservatorio. Ah, non mi ricordo se sotto o sopra. A dire il vero. Poteva anche essere sotto, non ricordo. Aspetta, non era qua, era qua. Era qua. Mappa spiegazzata, ok. Cos'è tutta questa confusione? Hai trovato qualcosa? Allora, questa forse... Inoltre, questa missione... Un attimo che mo vi dico. È importante perché ci fa trovare degli oggetti che servono alla mostra di Valdor del passato. Quindi va benissimo, quindi, fare anche queste missioni così. Qualcuno si sta facendo beffe di noi? Forse non c'è alcun tesoro. Nah, ci deve essere. E scommetto che questa mappa ci condurrà al tesoro. Ti spiace se la guardo, Kate? No, figurati. Conosco questo posto. Deve essere il lato est del sentiero di montagna. Ci vado ora. Stavolta devo essere io a trovare il tesoro. Oh, aspetta! Non gingilliamoci. Un'ultima occhiata alla mappa e poi pronti a partire. Allora, questa è quella dove troviamo il vasetto, se non sbaglio. Sì, nel bagno, ok. Non so se andare con lo scivolo. Allora, intanto chiedo scusa se non faccio vedere i punti misteriosi, ma sono dei quiz cartelli. Sono dei quiz cartelli che servono per trovare Pioggianna e Reylux, che fanno sole e pioggia. Sì, servono a trovare altri yokai e anche per attivare determinati eventi che nel gioco non servono a nulla, se vogliamo. Solo a trovare appunto altri yokai. Eccoci qua, siamo tutti uniti, tutti per i Digimon. E dovrebbe essere qui. Oh, era ben nascosto, ma eccoci qua. Ecco, vasino mobile, questo va nella mostra di Valdoro. È questo il prezioso tesoro che abbiamo cercato così a lungo, che è? Sembra un vasino per bambini, non ne vedevo uno da tanto. Io non l'ho visto neanche quando ero piccolo, figurati. Secondo te quale criterio questo sarebbe un tesoro? Vabbè, avvisiamo gli altri. Ehi, gente, venite un attimo a vedere, non ci crederete. Tornando un attimo al vasino, non l'ho visto perché mi ci sedevo sopra, non perché non lo usavo. Tutti l'abbiamo usato a un certo punto. Ma lasciamo perdere. Mi è battuto di nuovo, ero così sicuro di trovarlo per primo. E l'anatra? Aspetta, non è quello il tesoro, vero? Non è un'anatra, è più un cigno. Aspetta, c'è qualcosa di incastrato qui dentro. Un'altra mappa! Yeah! Bella scoperta, Max. Non sei felice di non averla trovata tu? Possiamo dire a posteriori che stiamo arrivando in fondo a questa storia? Che bella battuta. Maneggerei con cura quella mappa se fossi in te. Da qua, Kate. Blah, è disgustoso. Sembra la zona del mega scivolo. Il mega cosa? È uno scivolo gigantesco e la parte migliore è che è qua vicino. Io vado là incrociando le dita e il tesoro potrebbe essere alla fine dello scivolo. Così, qualcun altro vuole questo vasino? Posso prenderlo? Penso di poterne fare un buon uso. Meglio non fare domande. No. Meglio di no, anche perché... Wow, che c'è? Allora, devo risalire per andare lì sotto, se... È molto semplice arrivarci. No, andiamo per di qua. Per rallentare si può anche premere indietro o accelerare per in avanti, se premiamo in avanti il... Ok, ok, c'è questo qui. E spera meglio, ottimo, ottimo. Qualche punto in più fa sempre comodo, andiamo veloci giù, rallentiamo quando stiamo per arrivare. Ok, eccoci qua, scendiamo, perfetto. Trovato. Questo sembra il punto segnato sulla mappa, vedi niente? Sì. Sembra che ci sia qualcosa qui sotto lo scivolo. Una scatola.
Ehi, questa non è una mappa, era ora che trovassimo il vero tesoro. Vero? Ben fatto che te l'hai trovati tutti. Grazie. Ora aprilo. Oh, guarda quanta roba fortissima c'è dentro. Un vero tesoro. A me sembra spazzatura, ma immagino che ogni cosa nascosta sia un tesoro. Concordo. Ok, dividiamoci il bottino. Tu l'hai trovato, Kate, perciò puoi avere questo oggetto scintillante. Wow, davvero? Grazie una cifra. Sembra quasi una presa per il culo. Grazie una cifra. Ok, quindi la prima parte della prova è conclusa. È stato un vero spasso, meno male che c'eri anche tu, Kate. Grazie. Però penso che sia la fine del nostro club. Non esserne troppo sicuro, c'è qualcos'altro nella scatola. Ah sì, fa vedere. Wow, era così in fondo alla scatola che la prima volta mi deve essere sfuggito. Hai trovato una nuova mappa. Oh, non so leggerla, sembra che sia in una specie di codice. Lo decifreremo. Ci penso io, ho trovato il codice, perciò tocca a me risolverlo. Non l'hai trovato tu, l'ho visto per primo. Ah, dettagli. Ritroviamoci dopo che avrò decifrato il messaggio. Ok. Dipende tutto da te ora, Max. I predatori di tesori sono ancora all'opera. Già, il nostro club è appena all'inizio. Incredibile! Oddio, esfera media, non è male, 500 punti. Allora, a questo punto dovrei andare... La scorsa volta le missioni le ho fatte in 3 giorni differenti. Perché facevo altre cose, allenavo yokai, eccetera. Ora io provo ad andare a casa e andare a dormire. Tanto voi il video lo vedete tutto quanto in una volta, quindi anche lo dico, non è che a voi cambia qualcosa. Cambia a me, cambia. Perché mi tocca registrare altro. Ma va bene lo stesso. Provo a dormire e vediamo se passa un giorno. Ha funzionato, perfetto. Ho fatto prima dormi fino alla sera e poi dormi fino all'alba. Quindi ha funzionato, meglio così ragazzi. Meglio così. Non crederei mai ciò che ho fatto, Kate. Non intendi dire che proprio così hai decifrato il codice sulla mappa del tesoro? Fantastico, così si fa, Max. Non è stato facile, credimi. Ad esempio questo simbolo qui in basso a destra. Il punto è che sappiamo dove guardare, quindi non sprechiamo altro tempo. Già. Questo è l'indizio di una nuova avventura. I predatori di tesori colpiscono ancora. Vieni anche tu, vero? Sì, beh, insomma, 500 punti esperienza. Non me lo perderei mai. Evviva, cominciamo! Allora, adesso che puoi leggere il messaggio, che dice? Ah, giusto, tenetevi forte. La mappa porta al tunnel abbandonato sul monte Selvoscura. C'è un tunnel abbandonato là? Sì, ho presente qual è. È un piccolo passaggio che parte dal sentiero di montagna. Potevi dirlo prima? Non ci ho pensato. Almeno ora lo sappiamo, andiamo a vedere questo tunnel. Già, sembra che il club di predatori del tesori farà speleologia. Speleologia, bella parola. Un tunnel abbandonato, proprio il tipo di posto che mi fa sentire a caso. E scommetto che il tesoro sarà ancora meglio questa volta. Ehi Kate, l'altra volta te la sei cavata con la mappa, quindi pensaci tu. Io ho visto tutto quello che mi serviva mentre decifravo il codice. Ricevuto, grazie. Ehi, per quanto riguarda noi, voi potete seguirci verso il monte Selvoscura. Ma non ho neanche avuto modo di vedere la mappa. Mappa tesoro nuova, bene. Andiamoci subito. Quello che appunto mi dava fastidio è che qui non c'era Traspec. Questo tunnel sembra certamente abbandonato. Concordo, direi che abbiamo trovato il posto giusto. Ci sono yokai anche qui. Ah, è un posto sicuro? Ragazzi, venite presto, l'ho trovato. Troppo tardi ormai. Cosa? Quando hai trovato il tunnel, Kate? Solo un paio di minuti fa, giuro. Così ci siamo. Sento già il profumo del tesoro che ci aspetta. Attenzione però, non sappiamo che altro potrebbe esserci lì. Correrò il rischio. Ah, è così eccitante. Max non ha tutti i torti, ci sono pericolosi yokai qua. Ma sono sicuro che ha la stoffa per andare avanti. Incrociamo le dita. Allora, so dove trovare alcune cose. Stando alla mappa sembrava che il tesoro fosse più in profondità. Tuttavia, come facciamo ad arrivarci? Forse servirebbe dare un'altra occhiata alla mappa. Controlla la mappa del tesoro nuovo nel tuo inventario. Allora, per il boss forse posso anche farlo subito. Tanto non dà fastidio alla storia.
Sì, quei tre punti, perfetto. Questo vuol dire che c'è un altro sopra. Mi pare che debba andare infatti sopra per andare con... per andare avanti nella storia. Sì. Sì, sta qua sopra, ma mo non ci arrivo a vederlo. Prendiamo l'oggetto, poi vado sopra e andiamo avanti velocissimi proprio, perché questa... dovrei già averla finita, a dire il vero, se non mi fossi dimenticato che c'era... il peso spino maledetto lì davanti. Scusatemi ragazzi, ma proprio non ci pensavo per niente a dare retta allo Yo-Kai Watch. Proprio un lapsus tremendo. Peso spino, che è palesemente un pesce palla, ha preso un brutto danno da fuoco. Bene! La cosa buona è che Shibakoma si potenzia proprio attacchi di fuoco, quelli suoi, ed è molto buono come abilità. Molto ottima. Allora, facciamo una cosa veloce veloce. Vi faccio vedere brevemente. Anzi, velocemente, perché brevemente. Facciamolo veloce. Allora, qui dovrebbe esserci il tesoro, ma non c'è. Si passa qui dietro, ecco qua. Tac. Anello fatato. E tac. Ora, in teoria qui dovrebbe trovarsi la chiave. La chiave non c'è ancora. La troveremo più in là, perché per il momento non si può andare avanti, ok? In questo punto. La troveremo più avanti, forse domani, nella vita reale. Bisogna purtroppo aspettare un giorno. E l'altro segreto era appunto lui. Bifron, Yo-Kai Bifron. E ci vuole una chiave. Questa è la stanza segnata sulla mappa, giusto? Sembrerebbe sì, ma c'è qualcosa dell'area malvagia qualche dall'altra parte. Hai trovato qualche cosa, Kate? Forte, il tesoro deve essere per forza lì dentro. Quasi certamente è così, però la porta è chiusa. Già, immagino che nessuno abbia visto una chiave qua in giro. Ora che lo dici, non avrei mica trovato una chiave, vero? No, ma c'era una piccola scritta sul retro della mappa. Diceva la chiave è alla roccia segreta. Roccia segreta? Come facciamo a sapere qual era quella segreta? E se fosse un'altra stanza segreta? Ehi, vero, deve esserci un'altra stanza segreta con la chiave. Interessante. E se ci dividessimo per cercare di andare a cercarla? Mi hai tolto le parole di bocca. Sì, allora andiamo. È inutile che ci parliamo, non serve a nulla parlarci. Mi ricordavo male, infatti, non devo aspettare un giorno. Eccola, pensi che la chiave sia di quella porta? Non ho dubbi, ma c'è solo un modo per saperlo con certezza, proviamola. Voi non avete idea di quanto sia forte Bifron, vero? Io sì, però. È fortino, abbastanza fortino. E va bene, ci proviamo, apriamola. Salve signor Bifron. Ha funzionato e ora? C'è qualcosa di incredibilmente grosso qui dentro. Non sembra voglia muoversi, forse se ci giriamo attorno. Chi va là? Ah! Accidenti a me la mia linguaccia. Chi osa infrangere la mia stanza? Si chiama Bifron per un motivo. E non voglio farvelo vedere perché... è cattivo, se gira la faccia è cattivo. Vai, variegato, gusto variegato. Variegato alla marena.
Respiro di drago? Ah, sono accaldati, meglio curarli, va. Per prima prova fammi fare l'energy max. Almeno faccio un po'. Eccolo che gira faccia. Si è incazzato, si è incazzato. Scusate, si è arrabbiato. Ah. Ehi, vabbè, però, cioè, me li incanti così. Sei cattivino, Bifron, eh? Eccolo pronto qui. Il punto, perfetto. Rosplosione! No, no, no! Vabbè, non potevo evitarla. Quanto fa? Ah, questo è quanto? Devi morire male tu. Posso anche beccargli la fiamma? Ah, no, 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 aspetta. È peggio se provo a beccare la fiamma, non me le colpisce. Infatti mi ha fatto il suono sbagliato. Meglio evitare. Metto Shogunian davanti. Fa un po' di danni almeno. Shibakome e Shogunian sono eccezionali insieme. Dovrei metterli vicino a Amorosi e mezzo mi è meglio. Se Shogunian attaccasse. Perfetto. Abilità E, mi faccio più danni almeno. Vai, Shogunian! Buono, buono, buono! Rosplosione, falle a loro, falle a loro! Vediamo quando toglie a loro. Ma, insomma, pensavo peggio. Un attacco di Jibakom e ci siamo, dai. Perfetto, andiamo avanti veloce. Non penso lo mandi al tappeto, però quasi. E infatti. Ragazzi, attaccate voi velocemente, così la facciamo subito finita. E vabbè, tutti e tre. Intanto gli... No, no. Preferisco curarli, così almeno prendo un po' di punti esperienza extra. E quelli fanno sempre comodo. È finita, un attacco è finita. Eccolo qua, fatto. Giusto in tempo per purificare Jibakoma. Bifron. Molto semplice, molto semplice. Me l'aspettavo più forte. Nello scorso Yokai Watch l'ho affrontato con gli yokai, penso tra il 50 e il 60. Ed è stata davvero lunga la lotta, molto più lunga di questa e molto più difficile. Ops, sembra che abbia fatto il passo più lungo della gamba. So quando sono battuto. Questa è la tua stanza ora, spero tu sia felice. È stato così improvviso. Sembra che questa fosse la casa dolce casa di noi yokai. Chi lo sapeva? Ora mi sento in colpa. Ehi, la chiave ha funzionato! Dunque, questo episodio sta per giungere al termine perché nel prossimo, sempre con i cacciatori del tesoro, andremo a trovare uno yokai particolare. Ma... ve lo faccio vedere nel prossimo video, ok? Intanto terminiamo questo. Devi tenerci informati su questa roba, Kate. Non ti preoccupare. Guarda, c'è qualcosa qui che mi sembra una scatola. Ah, questo deve essere il tesoro. Finalmente. Che cosa stiamo aspettando? Scaviamo. Hai trovato un nuovo tesoro. Usciamo di qui, possiamo spartirci il tesoro a casa. Tanto curiamo gli yokai, sempre perché sì. Eccoci qua, siamo qui fuori ora. C'è ancora dentro, ma stiamo uscendo. Secondo voi chi può aver nascosto questo tesoro? Qui poi? Buona domanda, i misteri non mancano mai con il club dei predatori di tesori. Uh.
Problemi a pancino, Marco. Non ti preoccupare, saremo presto a casa. Si tiene la testa. È ora di filare. Marco, che cavolo, amico? Mi ha sgraffinato il tesoro dalle mani. Che accipicchia. Sembrava che stesse nascondendo qualcosa anche prima. Ma non pensavo che se la sarebbe svignata con il nostro sudato tesoro. Presto, inseguiamolo. Bene, bene, che sorpresa. Che ne sarà di noi ora? È strano, Marco era l'ultimo da cui mi sarei aspettata una cosa del genere. Aspetta, forse non è stato proprio lui, forse è stato uno yokai. Ah, probabilmente hai ragione, questa birichinata puzza di yokai. Veniamoci agli altri e cerchiamo Marco senza perdere tempo. Puzza di yokai. Come puzzano yokai? Non so. Sapete che c'è? Vi faccio vedere ora quella cosa, perché se lo faccio nel prossimo mi toccherà aspettare un giorno intero nella vita reale. Tanto non ci vuole molto. Allora, devo premere questa leva. Ok. E andare qui. Bene, a questo punto bisogna passare per di qua. Sì. Lasciamo perdere questo yokai. No, non me lo fa. Aspetta, forse ora mi si attiva. Sì, si è attivato ora, bene. Dovevo parlare con le rocce. Dov'è appunto yokai? Che non me lo trovo. Ah, eccolo qui, va. Bene. Allora, a questo punto yokai bisogna chiamare un drago particolare. Si chiama Indecidrago. Eccolo qua. Adesso vi faccio anche vedere dove catturarlo. Chiama Indecidrago, ce l'ho. Coraggio, attacca a noi, Indecidrago. Medaglia yokai attiva. È in arrivo. Sfuggente, credo, mi pare. Oh, oggi non ne ho voglia, forse più tardi. No, no, tu ora levi massi. Quelle rocce bloccano il passaggio. Indecidrago, pensi di poterle spostare? Non so, forse per me è troppo, però a pensarci sono piuttosto forte. Quindi puoi o non puoi? Ah, difficile a dirsi, mi ci vorrà un po' di tempo per decidere. Ah. Sì, praticamente un giorno nella vita reale. O meglio, domani alle 6 già l'ha tolte. Allora, praticamente si trova qui Indecidrago. Vedete questa zona dove c'è il caffè? Lui si trova qui, tra questi, tra o gli scatoloni oppure sotto le macchine. È di rango B. Quindi quando vedete un rango B, sappiate che è lui. Io ci ho messo tantissimo per farlo diventare amico. Troppe volte l'ho combattuto. E mamma mia quando ci ha avuto. A volte vedete, basta che fate avanti e indietro finché non comparo un rango B. Per esempio ora a me non sta comparendo perché sono molto fortunato. Ad ogni modo eccolo, dovrebbe essere sotto questa macchina. No, sotto l'altra allora. Una delle due macchine. O i scatoloni o una delle due macchine. Vediamo un po' se è lui. È lui. Infatti basta che lo seguiamo benissimo con lo stilo. A posto. Quindi mi raccomando, combattetelo. Il suo cibo preferito non mi ricordo qual è, ma ve lo dico subito, perché è un po' che non ci combatto con un Indecidrago. Ramen. Eccolo qua, ecco dove sei. Dammi. Marco, che stai dicendo? Ah, c'è una forte presenza yokai qui. Da così vicino non posso sbagliarmi. Anche l'ultima volta eri così vicino. Tutto mio. Anche il suo insolito modo di parlare è senza dubbio opera di uno yokai. Dobbiamo fermare questo yokai prima che la sua reputazione sia rovinata. Allora, dovrebbe essere nei paraggi. Eccolo qua.
Uccellaso, mi sembra si chiami. Trovato! È colpito se Marco si comporta in modo così strano. Non sono stato io, non ne avete prove. Ecco qui, questo yukai si è conosciuto come Uccellaso. Una persona incantata da lui inizia a desiderare quello che hanno gli altri. Invece di chiedere in prestito, la vittima comincia a rubare. Sì, sei proprio tu, da capo a piedi. E se anche fosse, non è sbagliato a desiderare qualcosa. Invece sì, è uno dei 10 comandamenti. Il tuo prezioso tesoro è mio, tutto mio. Eccola là. Speriamo di riuscire a far tornare Marco in sé. Speriamo, ma ho paura che gli altri non lo perdoneranno tanto facilmente. Marco, brutto ladrunco, lo ridacci il nostro tesoro. Ma che... Non fare finta tanto, sei scappato col tesoro, lo sai. Io? Mi spiace, non ricordo. Rieccovi il tesoro, però. Non ti ricordi? Che cavolo di scusa è questa? Aspetta, Dan, penso di aver capito cosa sta succedendo. Il tesoro era protetto da una maledizione. Come? Io ero sotto una maledizione? Voglio dire, per quale altro motivo Marco ci tradirebbe così? Hai ragione, dovrò ritirarmi dal club. Perché? Potrei essere colpito dalla maledizione di nuovo, chissà cosa potrei fare. Già, dovrò tirarmi indietro anche io. Anche tu abbandonerai il club dei predatori di tesori? Beh, se mia mamma sapesse di tutti i pericoli che affrontiamo. Ah, lo yokai è stato sbaragliato, ma non possiamo dirglielo. Già, che peccato che sia andata così. Non posso negare che l'affare in cui siamo finiti sia un po' rischioso. Allora che facciamo col tesoro? Se è davvero maledetto io non lo voglio. Perché non ci offriamo di tenerlo al loro posto, Kate? Loro non hanno le difese contro gli incantamenti che abbiamo noi. Ok, in tal caso lo prendo io. Wow, non sei preoccupata per la maledizione? Molto coraggiosa. Vai pure, è tutto tuo. Ah, stemma dell'Aurora. Meglio che non me lo ricordavo, va. Bene. Anche questa è fatta. Nel prossimo video ci sarà la terza parte dei Predatori di Tesori e troveremo uno yokai fantastico che serve a sbloccare un sigillo. Bene QG, come sempre spero che il video vi sia piaciuto. In descrizione come sempre trovate i link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!